Barcellona è forse la pista più importante di questa prima parte di stagione. I team infatti hanno in mente di portare tanti aggiornamenti corposi nella pista spagnola. Ma Ferrari e Red Bull come cambieranno a Barcellona e quale delle due porterà la maggior parte degli aggiornamenti? In questo video andremo a rispondere a queste due domande e a vedere gli aggiornamenti che porteranno questi due top team. A inizio video farò anche una parentesi sul filming day che ha fatto Ferrari a Monza. In più a fine video vi svelerò una piccola sorpresa sugli altri team e cosa porteranno a Barcellona. Ma fatemi sapere nei commenti chi secondo voi tra Ferrari e Red Bull porterà la maggior parte degli aggiornamenti e quale tra questi due team avrà la meglio poi nei risultati anche in pista. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche. Più del 60% di voi non è ancora iscritto. Mi raccomando, fatelo se vi piacciono i video e se avete qualsiasi consiglio da darmi scrivetelo pure nei commenti. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti ora e iniziamo subito con il video. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Iniziamo questo video sfatando subito un mito. Il filming day che ha fatto Ferrari a Monza per i 100 km venerdì è servito solamente come scopo promozionale e per avere nuove foto per aggiornare anche gli sponsor presenti sulla macchina e non per testare nuove componenti della monoposto. È infatti illegale dal regolamento utilizzare il filming day per testare nuove componenti per la monoposto anziché utilizzarlo come evento promozionale. Però comunque Ferrari ha potuto beneficiare di questo filming day per raccogliere più dati, perché Monza è una galleria del vento dove si raggiungono velocità molto elevate all'aria aperta. Infatti abbiamo visto numerose prove sul rettilineo a velocità costante proprio per far vedere che Ferrari sta raccogliendo tanti dati per vedere diverse configurazioni aerodinamiche. Abbiamo visto Ferrari con un'ala posteriore molto più carica rispetto a quella di Miami, un'ala posteriore che hanno già portato durante questa stagione, per questo l'hanno montata durante il filming day, e che sarà probabilmente l'ala posteriore che porteranno anche a Barcellona. Infatti abbiamo visto Leclerc durante questa mezza giornata di filming day a Monza andare costante sul rettilineo per raccogliere più dati possibili per elaborarli e capire le differenze tra l'ala posteriore più scarica di Miami e questa più carica che porteranno a Barcellona. Quindi comunque questo filming day è servito a qualcosa a Ferrari per raccogliere più dati in previsione di Barcellona. Era necessario per il team di Maranello raccogliere immagini e video nuove senza lo sponsor Kaspersky sulla macchina. Sappiamo che la multinazionale russa non fa più parte tra gli sponsor di Ferrari a seguito appunto della guerra Russia-Ucraina. Come ho detto anche due video fa, Ferrari porterà numerosi aggiornamenti a Barcellona, tra cui una riduzione di peso di 2 o 3 kg, infatti togliendo la parte trasparente attorno alla vernice, che tra l'altro è una delle più leggere nel paddock, si dovrebbe risparmiare 700 grammi e in totale per Barcellona vogliono cercare di risparmiare 2 o 3 kg di peso in casa Ferrari. In più abbiamo detto anche la forma ridisegnata delle pance nella parte posteriore alla zona Coca-Cola, quindi una Ferrari più snella in quella sezione, ma le novità non si fermano qui, infatti si tornerà a un'ala posteriore più carica, quella che abbiamo visto anche nel filming day di Monza, e questa ala posteriore ha un profilo a cucchiaio più profondo nella parte centrale, mentre nei paratie laterali è un pochino più scarica. Questo per cercare di avere più spinta verticale nella parte centrale, ma senza perdere di efficienza aerodinamica nelle parti laterali dell'ala posteriore. Perché attenzione, la penetrazione dell'aria e la resistenza aerodinamica è uno dei talloni d'Achille di Ferrari. Anche il flap mobile ha una corda maggiore e ha una concavità più evidente. Questo aiuterà molto Ferrari nel terzo settore di Barcellona, dove andrà più forte rispetto invece a Red Bull. Potremmo vedere una Ferrari che va più forte nel terzo settore, se la gioca nel secondo settore con Red Bull, e magari nel primo settore Red Bull è un pochino superiore. Come ho detto anche la scorsa volta, Ferrari sta cercando di portare il nuovo fondo a Barcellona per cercare di ridurre il porpoising. Non è ancora stato confermato al 100% che arriverà a Barcellona, ma ci sono tutti i presupposti per cercare di averlo già nella pista spagnola. Ma come sarà questo nuovo fondo? Ferrari in mente di utilizzare una soluzione simile a quella di Red Bull, posizionando dei pattini in maniera diagonale sul fondo accanto ai canali Venturi. Questo per cercare di tenere la monoposto bilanciata tra anteriore e posteriore, evitando i cambi di carico troppo aggressivi. Quindi l'altezza da terra della macchina rimane costante durante i cambi di carico tra anteriore e posteriore. In più dovrebbe tornare il diffusore che ha provato Leclerc nell'FP1 in Australia. Arriverà ovviamente una versione più evoluta che permetterà di estrarre meglio i flussi dalla zona del fondo e la zona del diffusore, evitando di avere quello spigolo molto accentuato che genera anche il porpoising e che abbiamo visto nel fondo di Imola. Un altro compito che deve avere questo nuovo fondo di Ferrari è di tenere le temperature costanti tra anteriori
anteriori e posteriori durante tutto il giro. Questo è stato anche uno dei problemi principali a Miami, che ha visto un degrado eccessivo delle medie su Leclerc. Ma arriviamo a Red Bull, ci sono tante cose da smentire che stanno circolando in questi giorni. Innanzitutto diciamo che Red Bull porterà un nuovo pacchetto di riduzione del peso di 7 kg. Quindi Red Bull cercherà in Spagna di arrivare alla soglia minima di 798 kg di peso. Quindi prima la riduzione di peso di 4 kg è stata fatta grazie alla riduzione del peso del fondo, molto più pesante rispetto a quello di Ferrari e dei suoi competitor. Mentre questa volta la riduzione del peso sarà fatta grazie a un peso minore dei componenti all'interno della zona del cofano motore. In particolare si cercherà di ridurre il peso dei componenti di raffreddamento come i radiatori, cercando quindi di ridurre il peso ma mantenere lo stesso effetto di scambio di calore. A Barcellona arriveranno anche delle modifiche al fondo e al diffusore per Red Bull e anche dei cambiamenti all'ala posteriore. Quindi Red Bull ha detto che porterà un pacchetto importante di aggiornamenti già a Barcellona, però gli aggiornamenti più importanti aerodinamici arriveranno a Silverstone, è già stato confermato. Ferrari, che ha in mente di migliorare i 2-3 decimi, deve stare attenta a questa Red Bull che porta tanti aggiornamenti anche a Barcellona. E tra l'altro è stata smentita la voce che diceva che Red Bull aveva speso più del 75% del budget cap, cosa davvero impensabile. Come ho detto anche la scorsa volta nel video del budget cap, Red Bull non ha speso tantissimo di questo budget, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti sia per quanto riguarda invece il budget speso per la sostituzione di pezzi. Red Bull non ha speso così tanto all'inizio stagione. Infatti una stima reale è che Red Bull ha speso il 18% del budget cap all'incirca. E proprio per questo Red Bull porterà tanti aggiornamenti a Barcellona, ma non sarà il pacchetto di aggiornamenti più grande di questa stagione, che invece dovrebbe arrivare appunto a Silverstone. In conclusione vi dico che Nyck de Vries farà l'FP1 per Williams a Barcellona, quindi Williams sconterà una delle due sessioni obbligatorie fatte da rookie durante l'anno e de Vries sostituirà Albon. In più si prevede che Lance Stroll avrà una versione ridisegnata della Aston Martin, quindi una Aston Martin 2.0 molto più simile a Ferrari, mentre Vettel utilizzerà ancora la versione precedente di Aston Martin, quindi vedremo un paragone tra le due macchine. Ma soprattutto attenzione a Mercedes, che darà il suo colpo finale su questa macchina per vedere se darà i risultati sperati. Quindi è un po' l'ultima carta che si può giocare Mercedes a Barcellona, e poi se non funzionerà questa carta cambieranno progetto. Fatemi sapere nei commenti secondo voi chi tra Ferrari e Red Bull potrebbe essere più competitivo a Barcellona, però attenzione alle parti guidate di Barcellona che andranno a contare molto di più rispetto a Miami. Secondo me Ferrari potrà fare la differenza nel terzo settore, però bisogna vedere quanto la fa nel terzo settore rispetto agli altri due. Il primo settore comunque è molto corto, quindi se nel secondo settore riesce comunque ad andare bene Ferrari potrebbe fare la differenza. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Non siete ancora iscritti? Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Qui darà tutto, ci vediamo al prossimo video.